Elisabetta Ferracini è un nome che molti ricordano dagli anni 90, ma pochi conoscono davvero la sua storia. Figlia della celebre conduttrice Mara Venier, Elisabetta ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo dello spettacolo. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il debutto arriva nel 1991 con la serie televisiva Chiara e gli altri. Ma è nel 1994 che Elisabetta conquista il grande pubblico con la conduzione di Solletico, programma per ragazzi che diventa un vero e proprio cult. Tre telegatti testimoniano il suo successo, un traguardo che la posiziona tra le conduttrici più apprezzate della sua generazione. Nonostante il successo televisivo, Elisabetta non si è fermata qui. Nel 2012 lancia Vado a casa di Elisabetta, un programma tutto suo, che segna un nuovo capitolo nella sua carriera. Negli ultimi anni, la sua voce ha trovato casa in radio, su Rai Isoradio, con il programma In viaggio con Elisabetta. Qui, attraverso le storie di chi viaggia in Italia, continua a intrattenere e accompagnare milioni di ascoltatori. Ma la vita privata di Elisabetta è stata segnata anche da grandi dolori. Dopo la fine della relazione con Carlo Verdone, negli anni 90, e la nascita di suo figlio Giulio nel 2002, Elisabetta si sposa con Pier Francesco Forleo nel 2005. Un matrimonio felice, ma purtroppo destinato a essere interrotto tragicamente il 9 giugno 2023, quando Forleo, dirigente Rai, scompare prematuramente a causa di una grave malattia. Nonostante le avversità, Elisabetta ha trovato forza nei legami più profondi, come quello con Jerry Calà, ex marito di Mara Venier, che lei considera un secondo padre. Un legame che ha definito come indissolubile. E non è solo Jerry a essere al suo fianco. Anche Sabrina Salerno, amica storica, ha sempre condiviso con lei momenti importanti, definendola come una sorella. Elisabetta Ferracini, una donna che ha saputo costruirsi una carriera luminosa, seguendo le orme della madre, ma affermandosi con una propria identità. Elisabetta, sei una fonte di ispirazione e coraggio. Fai sentire ad Elisabetta la tua stima. Commenta qui sotto e metti like.